Hermann Nisch sa di non trovarsi più all'inizio dei tempi, come è implicito in ogni opera susseguente all'atto della creazione, all'inizio della Genesi, ma alla fine del mondo. Sa anche che la storia del mondo è una storia di catastrofi, non soltanto dalla comparsa dell'uomo, ma da sempre. Perciò nel suo lavoro si chiede: il mondo non può iniziare ancora una volta ex novo? Egli sa che Genesi e Passione non si possono separare, soprattutto perché la Passione implica anche il desiderio di un nuovo inizio e di un nuovo corso dei tempi. Dalla sera del Golgota si torna alla mattina del sesto giorno della creazione, dal crepuscolo e dalla disperazione del Monte degli Ulivi alla chiarezza e all'innocenza del Paradiso. Ciò non è possibile. Però l'arte di Hermann Nisch ci raccomanda di pensarci insieme a lui e di dimenticare per un attimo il dolore causato dall'impossibilità della sua realizzazione. Quando parliamo di liberazione, emerge subito la domanda: liberazione? Ma da che cosa? Liberazione dal mondo? Dall'obbligo di cercare un senso nell'esistenza del mondo e nella nostra propria esistenza? Dalla nostra sofferenza nel mondo e del mondo? O dal nostro sentimento di corresponsabilità, dalla quale, come testimoni degli avvenimenti del mondo, non riusciamo a liberarci? Hermann Nisch a questa domanda ha trovato una risposta particolare. Se per i grandi fondatori di religioni nomina esplicitamente Buddha e Cristo, era possibile aspirare a una liberazione totale, l'artista può fissare come meta una liberazione parziale. A partire da quest'idea di liberazione parziale, il corso delle azioni del teatro di orge e misteri può essere interpretato e compreso. Se guardiamo le azioni del teatro di orge e misteri nel loro complesso, a prima vista ci può risultare difficile vederne una collocazione per il pensiero della liberazione.
Superando Nietzsche, Hermann Nisch, nel suo teatro di orge e misteri e nelle sue basi teoriche, cerca di attuare la riconciliazione delle forze opposte di Cristo e Dioniso, di collegare gli elementi del dionisiaco con quelli cristiani o far seguire gli uni agli altri. Così si chiede se la lacerazione di Dioniso, raccontato nei miti antichi, non significhi già un parallelo, se non addirittura un presentimento, della morte in croce. Le figure del Messia e di Dioniso non sono già collegate attraverso l'idea del sacrificio? Per descrivere la realtà con tutti gli aspetti e sfumature conoscibili, con il suo rumore, i suoi odori, il suo gusto, si è giunti presto a un'ipertrofia di aggettivi, insopportabili anche per l'autore stesso, a un accumulo di neologismi e a una costruzione della frase troppo carica di significati. Anche se la parola action può sembrare più generica e originale se confrontata con la malaction, in ogni caso la pittura di Hermann Nisch è più di ciò che ne rimane. Racchiude le idee fondamentali del suo azionismo. In essa si incarna in forma più pura il momento della spontaneità, che è così importante per l'artista e che implica lo scarico dei lati inconsci della propria personalità.